7 i bambini colpiti dal tumore a Ripon, una piccola minuscola città della California. 5 frequenterebbero la medesima scuola, la Weston Elementary. Il tasso di tumori pediatrici in questo istituto, pensate che è raddoppiato 62 volte in maniera superiore alla media di 19,3 su 100.000 bimbi al di sotto dei 19 anni di età. Il mistero per i genitori di piccoli pazienti potrebbe avere una spiegazione duplice legata all'inquinamento di tipo ambientale. Un ripetitore per i telefoni cellulari, infatti ubicato vicino all'istituto, e una vecchia fabbrica di caffè caffeinato potrebbero essere, diciamo così, le sorgenti per i quali ci sarebbe questo agente cancerogeno che imperverserebbe. Già nel 2002 un tribunale avrebbe condannato i proprietari a pagare ben 1 milione di dollari alla città per l'inquinamento ambientale prodotto col passare degli anni. Vi ringrazio infinitamente per la visione di questo video, vi ringrazio altresì per il relativo ascolto, esimi utenti di YouTube. Datemi la vostra opinione, mi raccomando, ci tengo ad averle, un saluto e al prossimo video della Radio Italiana.